Grazie Presidente. Io mai avrei pensato di togliere la firma da una proposta di legge parlamentare, perché chi vi parla ha presentato una proposta sul salario minimo in tempi non sospetti nel 2018. E chi vi parla sa bene, perché da qualche anno che frequento queste aule parlamentari, quanto sia faticoso vedere arrivare in aula una legge di iniziativa parlamentare. Ma la cosa che più mi rammarica in questa vicenda è che si sceglie appunto non solo di svilire il Parlamento, ma forse per la prima volta da quando io ne faccio parte viene svilita anche la Commissione Lavoro. Perché vede Presidente, noi abbiamo iniziato a lavorare sulle proposte diverse dell'opposizione un anno fa. Ricordiamolo, un anno fa abbiamo calendarizzato e poi fatto le audizioni e iniziato una discussione nelle commissioni di merito, cioè la commissione lavoro, di un provvedimento che riguardasse il salario minimo. E lo voglio dire oggi, lo voglio ribadire, perché vedete, e qui c'è una grande differenza evidentemente tra come concepisce, come dire, la politica la destra e la sinistra o il centro-sinistra, perché di nuovo chi vi parla aveva sottoscritto e voi eravate convinti, e su questo abbiamo fatto una discussione anche quando la proposta era prima firma Giorgia Meloni, sul tema dell'equo compenso per i professionisti. E allora guardate che il tema è lo stesso, signori e signore della maggioranza, perché quando si parla di equo compenso si parla di compensi equi per i lavoratori, per i professionisti, e su quello noi abbiamo fatto una discussione di merito anche laddove la proposta di legge veniva in parte, una parte c'erano anche delle proposte di legge dell'allora maggioranza, abbiamo fatto una discussione di merito. Tra l'altro l'avete approvata quando siete arrivati poi voi al governo, cambiando e snaturando il valore di quella proposta politica, rendendo ancora una volta i professionisti più deboli rispetto al contraente, ancora una volta indeboliti, e in questo caso state facendo la stessa cosa. Uno, indebolite ancora una volta i lavoratori più poveri, quelli più in difficoltà, quelli meno tutelati, quelli che non hanno comunque una contrattazione collettiva di riferimento. E aggiungo che ancora una volta scegliete di non affrontare un tema che invece ci portava a superare una divisione del lavoro novecentesca, perché continuare a contrapporre i professionisti, il lavoro subordinato e parasubordinato, non parlando di equo compenso e di salario minimo legale, non ci consente di fare un avanzamento di qualità nella discussione dei salari nel nostro Paese, ed è un errore madornale, soprattutto un errore madornale, perché quella discussione noi l'abbiamo fatta nella commissione di competenza. Rinunciamo, cioè, a valorizzare, colleghi e colleghe, il nostro lavoro parlamentare in virtù di una delega in bianco, di una delega per titoli che sappiamo benissimo non risponderà alle esigenze di quei quasi 4 milioni e mezzo di lavoratori nel nostro Paese. E tra quei 4 milioni e mezzo di lavoratori ci sono soprattutto giovani e donne. Non smetto di ripeterlo, perché su quel tema noi abbiamo una grande responsabilità storica. Allora è inutile parlare di orgoglio del nostro Paese quando l'orgoglio del nostro Paese è anche rappresentato dai lavoratori tutti, che siano autonomi, che siano subordinati, che siano dipendenti, e noi non stiamo facendo l'interesse dei più deboli, e questa è una vergogna di cui vi portate la macchia.